Terzo colpo di mercato per l'Amen Scuola Basket Arezzo, il playmaker Vincenzo De Bartolo, classe 89, proviene dalla Serie C Gold pugliese, dove giocava con la maglia dell'Altamura. Cresciuto cestisticamente in Toscana, dove ha passato 4 anni nelle giovanili della Montepaschi, vincendo 4 scudetti, ha maturato le prime esperienze tra i senior a Firenze C1, per poi passare a Matera, Serie A Dilettanti, Potenza, Racalmuto e Marsala. Dal 2013 è diventato un punto di riferimento della Libertas Altamura in C Gold. Nell'ultimo campionato ha giocato 31 minuti a partita, mettendo a segno oltre 11 punti di media, con il 78% ai tiri liberi. Giocatore capace di gestire la squadra, ma anche di mettere a referto punti preziosi in caso di necessità. Vincenzo curiosamente torna ad Arezzo dopo 16 anni, il nuovo playmaker della MSBA, infatti ha vinto il torneo Guido Guidelli nel 2003, protagonista nella selezione della provincia di Bari, che superò in finale lo Sporting Club Montecatini. In questi mesi estivi si sta cimentando con alcuni tornei, cogliendo successo nel prestigio 11-8 Basket Kings, giocato a Pesaro, dove con la sua squadra, battendo in finale Milano, si è guadagnato la qualificazione a uno dei tornei più importanti al mondo, il Quai 54 di Parigi, sponsorizzato da Michael Jordan. Nell'11-8 De Bartolo, giocando con la squadra di Bari, si è confrontato tra l'altro contro formazioni che annoverano il nazionale italiano Hackett e David Moss, straniero della Germani Brescia in A1. Siamo molto soddisfatti, ha detto il presidente della SBA Mauro Castelli, di aver trovato una con lui. Per le sue caratteristiche siamo sicuri sia il giocatore perfetto che va a completare il nostro roster insieme a Tenev e Rodriguez. In un campionato come quello che stiamo per intraprendere avevamo bisogno di gente esperta e super motivata per portare la nostra competitività ai livelli della C-Gold. Per la positiva conclusione di questa trattativa, la Scuola Basket Arezzo ringrazia l'agenzia Etix.